un consiglio comunale importante, ci sono vari punti all'ordine del giorno, il principale è questo, che affronteremo nelle sue diverse peculiarità, regolamento della Tari, tariffe Tari e il conto economico, il PEF dei rifiuti. Rispetto all'anno precedente, al 2021, in realtà c'è stata una riduzione dei costi totali, ma dobbiamo attuare una politica tariffaria per distribuire questo totale dei costi secondo un principio europeo, che è quello del full recovery cost nei confronti di tutti i cittadini e attività commerciali. Ripercuoterà in maniera diversa rispetto all'anno scorso sui cittadini. L'aumento quantificabile in questa fase potranno essere sulle 40 euro per una famiglia media di 4 persone, mentre ce ne sarà la riduzione per le attività commerciali. Ci saranno persone che si lamenteranno, cosa direte voi? Su questo argomento c'è molto da discutere perché è molto complesso, dobbiamo fare una politica seria di evasione. Avete fatto un monitoraggio di quanto viene evasa la tassa? L'ufficio ci parla di un 35-40%, però non è un dato certo, adesso lo richiederò nel dibattito in aula. Residenti tutti qui oppure qualcuno è da fuori e quindi cerca di fare il furbetto? No, no, dei residenti. Esistono delle cause precise che devono essere rintracciate e che devono essere indagate. A mio modestissimo parere, le responsabilità sicuramente non sono imputabili al comune e a nessuno dei 391 comuni siciliani. C'è un problema che riguarda le piattaforme di smaltimento e che riguarda quindi il conferimento dei rifiuti, che ha visto i costi salire in maniera esorbitante da quando siamo in un consiglio comunale, nella specie dal 2015 ad oggi. Basti pensare al conferimento dell'umido che da circa 98 euro a tonnellate è giunto oggi a più di 200 euro a tonnellate. Sarà di circa il 15%, qualcosa in più sulle imprese. L'obiettivo ambizioso che dobbiamo avere nel corso almeno di questo anno è di puntare sull'accertamento e di puntare su tutti coloro i quali non versano il tributo per permettere così al PEF di scendere e domani di scendere anche la relativa tassa. Aumenta il costo del servizio rimane tale. Noi abbiamo un costo del servizio che è il costo che paghiamo per lo smaltimento, per la raccolta del rifiuto, quindi i soldi che versiamo alla ditta, che è rimasto immutato nel corso degli anni, anzi è sceso. Poi un costo dello smaltimento del rifiuto, quindi dell'RSU, dell'umido, degli sfalci, delle potature. Su quelli il comune non può incidere in alcun modo, anzi solo la regione può incidere, ed oggi non è riuscito a calmierare i prezzi che sono continuate a salire nel corso di questi anni. La qualità del servizio è qualcosa su cui assolutamente il comune può intervenire e deve intervenire. Le discariche abusive purtroppo si moltiplicano e anche questo incide sul costo del servizio, perché ogni cittadino che getta i propri rifiuti abusivamente non solo crea un danno all'ambiente, ma crea un danno all'economia di questo paese.